is calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Cari amici e cari ascoltatori di Metafonicamente, benvenuti alla 291esima puntata delle gocce di luce metafonica. Nello scorso episodio ho iniziato la lettura di un brano del dottor Pitstick che riguardava consigli su come avere relazioni ottimali se vi ritenete delle anime spiritualmente evolute, quindi un po' diverse dalla massa, quelle persone che, sapete, non si ritrovano con quelli che parlano, con tutto il rispetto, lo dico, di calcio, di trasmissioni televisive, di cose diciamo molto banali e terra terra, e scusatemi, lo dico con rispetto, però questa è la realtà e bisogna pur dirla. Quindi adesso, se non avete seguito la prima parte di questo articolo che vi leggerò, andate ad ascoltare l'episodio 290, quello precedente, e poi tornate ad ascoltare questa seconda parte che adesso vi leggerò. Dice il dottor Pitstick: molte persone più evolute, con capacità sensibili e convinzioni alternative, rimangono chiuse, proprio come può accadere ai gay. Dice il dottore di aver consigliato a un certo numero di gay che sapevano di non essere realmente attratti dal sesso opposto di aprirsi e di cominciare a vivere liberamente la propria sessualità, ma essi hanno negato i loro sentimenti interiori e hanno cercato di vivere una bugia pur di adattarsi al mondo intorno a loro. Perché? Per evitare il probabile giudizio e lo sconvolgimento che può accompagnare il coming out. Le persone evolute a volte fanno lo stesso, continuano ad andare nella stessa chiesa, parlano di argomenti sicuri e nascondono il loro vero sé dalla loro tribù originaria di familiari e amici. Di solito questo però a lungo andare non funziona. E allora sentiamo le raccomandazioni che fa il dottor Pitstick per godere di relazioni ottimali. Numero 1. Sii te stesso. Questa è la chiave per sviluppare relazioni ottimali? In poche parole, quando vivi in allineamento con chi sei veramente, esprimi la tua unicità e la tua natura speciale. Non importa come e chi sei. Ad alcune persone piacerai, mentre ad altri no. Quindi potresti anche fare le tue cose. Seleziona le tue relazioni fra coloro che amano e che amano proprio il tuo io autentico. In questo modo si evita di prosciugare la propria energia personale dal negare ciò che davvero ti piace e ciò in cui credi. Essere il meglio di te stesso ti mette nel flusso dell'amore e della vitalità che attrae gli altri che sono simili a te. Numero 2. Ricorda questo. Stare da solo non richiede di sentirti solo. Puoi usare il tempo extra per migliorare te stesso e attirare relazioni migliori quando sarà il momento giusto. Man mano che ti piaci e ti ami sempre di più, ti godrai di più la tua stessa compagnia. Numero 3. Renditi conto che i problemi di abbandono percepiti da parenti stretti e amici sono una causa comune del sentirsi soli e indegni di relazioni ottimali. Questo può derivare da un vero rifiuto oppure da ciò che ti sembra così. I problemi di abbandono possono anche derivare dal sentirsi alienati dalla sorgente. Ti potrebbe essere stato insegnato erroneamente che il creatore e sostenitore di tutta la vita è separato, è giudicante e anche vendicativo. Potresti essere stato erroneamente convinto di essere un umile peccatore che non merita l'assistenza di angeli, guide ed altri esseri superiori. Ad alcune confessioni religiose, che sarebbe il momento di superare e abbandonare, piace concentrarsi molto su questo aspetto del senso di colpa. Un tempo era un ottimo modo per controllare il gregge, assicurarsi generose donazioni, aumentandone anche la frequenza.
Ma quella truffa ha visto giorni migliori. Solo il 19% degli americani, ad esempio, ora frequenta regolarmente la chiesa. Qui apro una parentesi mia. Vorrei tanto sapere invece la percentuale degli italiani che ancora frequentano regolarmente la chiesa. Pensaci, dice il dottor Pitstick, come potrebbe mai un Dio amorevole immaginare qualcosa di schizzoide come bambini che nascono nel peccato? O quale creatore contorto richiederebbe al suo unico figlio di soffrire e morire così da decidere di perdonare le persone irrimediabilmente peccaminose che ha creato? Sostituisci i pronomi personali di lui con lei e viceversa, e allora vedrai che questi insegnamenti sembreranno ancora più bizzarri e ancora più imprecisi. Cosa c'entra questo con le relazioni? Molto. Credere a tali orribili nozioni su te stesso rende molto difficile o impossibile amare te stesso, considerarti amabile o anche degno di essere amato dagli altri. Se pensi che Dio possa giudicarti e condannarti a un inferno eterno e infuocato, cosa fa questo alla tua immagine? Cosa fa all'immagine di te stesso e alla tua autostima? Queste convinzioni arcaiche possono essere rilasciate insieme alle ferite che le accompagnano, alle energie bloccate e alle paure inutili. C'è una tecnica che si chiama tecnica di respirazione olistica ed altre risorse di cui il dottor Pitstick parla nel suo sito e nei suoi libri che possono essere dei modi molto potenti, molto efficaci per liberarsi da tutte queste sovrastrutture mentali che così tanto hanno condizionato e continuano a condizionare tanti di noi. La quarta raccomandazione è quella di ricordare la tua vera natura, che ti rende meno bisognoso e soffocante. Prenditi del tempo per identificarti e nutrire una relazione con il tuo sé interiore esistente e il divino. Potrai godere di un rapporto ottimale con te stesso molto di più quando saprai chi sei, perché sei qui e chi cammina sempre accanto e dentro di te. Quinta raccomandazione. Adotta un approccio logico alle relazioni interrotte. Se non ha funzionato, allora anche tu e l'altra persona dovete migliorare i vostri modi di interagire e di essere. Non è stata una buona partita, quindi non ne hai davvero bisogno e non devi desiderarlo nella tua vita. Tuttavia potrebbe esserci ancora un po' di tristezza, finché però non si elabora completamente questa rottura. La sesta raccomandazione. Usa pratiche di centraggio, come la preghiera, la meditazione, lo yoga, il servizio agli altri e il tempo tranquillo nella natura, per migliorare tutti gli aspetti della tua vita. Questo a sua volta aumenterà l'attrazione verso e da altri che sono similmente più evoluti come te. Settima raccomandazione. Evita attività a basso consumo energetico come alcol in eccesso, droghe, gioco d'azzardo, violenza, giochi eccessivi, pornografia, guardare troppa TV e notizie che interferiscono con le relazioni a più alta energia. Le persone più evolute sono spesso sensibili al rumore in eccesso, alle grandi folle e alle interazioni superficiali ed egocentriche. Sapere questo può aiutarti ad attrarre ed approfondire relazioni significative con persone simili a te. Meno gli altri capiranno come stai e non la prenderanno sul personale. Numero 8. Usa le tecniche di pianificazione preparto e o di regressione alla vita passata per valutare se potresti aver pianificato in anticipo una relazione con una determinata persona. Puoi anche valutare le attuali relazioni positive o negative dalla prospettiva che viene migliorata durante queste tecniche. Tecniche che sono, e qui apro io una parentesi, il training autogeno e l'ipnosi regressiva. Numero 9. Incontra spiriti affini nei luoghi che ami e che ti piacciono di più. La tua lista sarà probabilmente diversa, ma ho trovato che questi, per esempio, sono luoghi in cui si riuniscono le persone più evolute.
unità e centri di pensiero superiore, come gli universalisti unitari, i buddisti, i templi indù, i centri per la vita spirituale e i gruppi di nativi americani o altre organizzazioni che abbiano una base spirituale. Centri di spiritualità con focus di cuore aperto, di mentalità aperta e orientati al servizio, luoghi che insegnano l'amore e praticano regole di condivisione e compassione, centri di consapevolezza spirituale e salute olistica, lezioni e gruppi di meditazione yoga, cerchi di tamburi, gruppi di kirtan, guarigione del suono e gruppi di danza sufi. Decima raccomandazione, amplia la tua cerchia di persone care. Questo è particolarmente importante se hai avuto una potente esperienza di trasformazione spirituale. Possono essere così determinanti per la vita che potresti voler stare con altri che hanno avuto esperienze simili o almeno che abbiano un grande interesse per l'argomento. Gli esempi includono i gruppi per coloro che vogliono conoscere le prove collettive dell'aldilà e considerare come questo cambia il modo in cui vivono e trattano gli altri dopo questa esperienza. I gruppi per coloro che hanno, per esempio, che hanno avuto esperienze di premorte. I gruppi per coloro che cercano di unire gli studi scientifici sulla coscienza. Altri gruppi, come quelli che aiutano i genitori in lutto o i membri della famiglia che vogliono trovare e condividere i lati più accettabili, diciamo, della morte di una persona cara o di un figlio. Infine, il dottore consiglia anche di provare quei gruppi che raccolgono persone che hanno avuto delle esperienze extracorporee. Raccomandazione numero 11. Fai nuove amicizie, ma mantieni le vecchie, proprio come dice una vecchia canzone. Ho molti cari amici, dice il dottor Pitstick, che vanno dalla scuola elementare ad anni più recenti. Tutti sono impegnati, quindi forse ci parliamo o ci vediamo solo poche volte all'anno. Ma abbiamo così tanta storia alle spalle che riprendiamo rapidamente da dove eravamo rimasti. Tali relazioni a lungo termine non hanno prezzo. Numero 12. Rivolgiti ad amici e familiari che senti un po' estranei, ma fallo solo se ti senti chiamato a farlo, non per quella sensazione di voler riaccendere la relazione per senso di colpa o perché dovresti. Raccomandazione numero 13. Usa la tecnica della respirazione olistica per diventare più consapevole e attrarre grandi relazioni. Prima di iniziare la sessione, stabilisci l'intenzione di avere relazioni più felici, amorevoli e sane. Quindi inizia a respirare e guarda cosa viene fuori. Apro una parentesi, potete trovare indicazioni su questa tecnica cercando su internet, in questa non è la sede per approfondire un discorso così complesso. Raccomandazione numero 14. Quando conosci qualcuno per la prima volta, rompi il ghiaccio con dei discorsi superficiali, se necessario, per un po', prima poi di arrivare a discussioni più profonde. Alcuni dei miei modi preferiti per farlo sono chiedere dove sei cresciuto, chi hai conosciuto di interessante a questa festa, a questa riunione? Dove hai preso quel vestito, quel gioiello? Cosa ne pensi di? E qui puoi mettere un argomento attuale che ti interessa davvero. In questo modo puoi iniziare a comprendere se dovresti tentare di rivelare ciò che è più importante per te o se dovresti andare avanti in questa relazione oppure no. Raccomandazione numero 15. Sii un buon ascoltatore. Così poche persone ascoltano davvero durante una conversazione. Se lo fai e poi fai domande di follow-up su ciò che la persona ha appena condiviso, sarai considerato un conversatore esemplare. Raccomandazione numero 16. Chiedi all'altra persona invece di parlare troppo di te stesso. Molti anni fa andai a trovare mia nonna, dice il dottore, e le chiesi: come stai? La sua risposta mi ha sbalordito. Grazie per avermelo chiesto, ma preferirei parlare delle novità che hai con te. So tutto della mia vita, ma cosa sta succedendo nella tua?
Ho imparato che ascoltare le novità degli altri è spesso molto più interessante e istruttivo che ascoltare me stesso parlare di ciò che già so. Raccomandazione numero 17. Usa questa semplice formula per creare relazioni ottimali, che tu stia cercando un buon amico o qualcun altro di significativo. Prega e intendi trovare questa persona nel modo e nel momento giusto. Scrivi gli attributi che desideri in questa persona. Non pensarci troppo, lascia che tutto questo venga fuori mentre consideri le possibilità più elevate, diciamo, i desideri più alti. Conduci un'introspezione senza paura e considera: sei il tipo di persona che attirerebbe qualcuno che hai appena descritto? Se non lo sei, apporta dei cambiamenti interiori ed esteriori in modo da essere più compatibile col corpo, con la mente e con lo spirito. Considera i luoghi che sono più adatti e quelli in cui è più probabile che potrai incontrare una persona per avere la relazione che desideri. Per fare un esempio un po' sciocco, un po' ovvio, dice il dottore, se desideri una persona sana e sobria, non cercarla all'ora di chiusura dei bar. Raccomandazione 18. Attendi e rifletti bene prima di sentirti offeso e di sentirti ferito, prima di prendertela sul personale. Evita di sentirti così, magari per piccole offese che non sono state neanche intenzionali. Ciò ti aiuterà molto a godere di relazioni migliori, più che se tu fossi spesso eccessivamente reattivo. Raccomandazione numero 19. Espandi le tue opzioni di relazione, essendo più aperto anche a persone di culture diverse, di colore diverso della pelle, di orientamento sessuale, religione, di diverso gruppo socio-economico, età, eccetera. Quando incontri qualcuno di nuovo, guardalo negli occhi, ascolta le sue parole e senti il suo cuore. Dai a queste persone la possibilità di condividere la loro anima, in modo che anche tu possa fare lo stesso. Numero 20. Se vuoi qualcuno che sia perfetto, non avrai mai amici, non avrai mai famiglia e non avrai mai un amore. Spero che questo articolo, dice il dottor Pitstick, possa aiutare tutti voi ad attrarre relazioni ottimali di tutti i tipi, perché le meritate. Le relazioni amorose sono una delle tante gioie della vita. Le connessioni del cuore continuano oltre la morte corporea, quindi non temete di perdere tempo o di farvi distruggere il cuore. La vita e l'amore sono eterni, potete ricordarlo? Bene, carissimi amici, e con questa lettura abbiamo concluso la seconda ed ultima parte di questo interessantissimo excursus del dottor Pitstick su come avere delle belle relazioni, delle relazioni se non ottimali ma buone, che ci possono aiutare a rendere la nostra vita più gioiosa, più ricca di significato, più ricca in poche parole. Quindi spero che veramente queste letture vi abbiano potuto dare degli spunti molto importanti e interessanti per cominciare a limare qualche difettuccio che tutti noi abbiamo, chi più chi meno, ma nessuno di noi ne è esente. E adesso, come sempre, cari amici, passiamo alla seconda parte del video, che è quello con i nostri cari ed amati e immancabili messaggi metafonici. Se per puro caso mi venisse in mente di smettere le registrazioni, di smettere questa attività, sentite un po' i nostri fratelli cosa mi dicono dall'oltre. Hai da fa, coraggio! Se sentiva la c'è si re. Mi dicono, ma dove vuoi andare? C'hai ancora da fare lì. Si sentiva bene laggiù che il re c'è, è già arrivato e laggiù. Quante volte ce lo ripetono, amici miei, e vi dovete abituare. È il primo messaggio che loro desiderano darci, quello di farci comprendere che il Re, il Signore, che non ci ha mai abbandonati, però questa volta è presente anche
fisicamente, diciamo così, usiamo questo termine anche se non è propriamente corretto. E quindi mi dicono, ma dove vuoi andare? Cioè, hai ancora da fare? E probabilmente si riferiscono proprio al fatto che c'è ancora bisogno di diffondere, nonostante siano passati 13-14 anni da quando ho cominciato, dicevo, c'è ancora bisogno di diffondere questi messaggi per i tantissimi che non ne conoscono nemmeno l'esistenza e non sanno nemmeno che cosa possano voler dire per noi, per l'umanità di questi tempi, quindi mi invitano a rimanere. Ovviamente io non ho idea di smettere, chiaramente, finché avrò la forza e loro collaboreranno con me e continueranno a portarli questi messaggi, io sono qui per darveli, per diffonderli, per farveli conoscere. E la domanda che questa voce ci fa, chiedendoci se si sentiva questa cosa qua giù, è un po' ironica, chiaramente, perché sanno bene che lo sappiamo, l'hanno ripetuto tante volte, ma ecco, c'è un pizzico di ironia in questo: si sentiva bene, come dire, avete capito bene? Cercate di convincervi e di comprendere come stanno realmente le cose, oltre la realtà apparente. E per farci comprendere ancora una volta che loro realmente sanno come comunicare con noi, sanno utilizzare il nostro linguaggio, conoscono i nostri concetti, quelli che noi esprimiamo verbalmente, perché vedete, questi fratelli fra di loro certamente non utilizzano il linguaggio verbale, ma la telepatia, che è ben altra cosa. Ma nonostante questo, loro ci dicono di saper parlare la nostra lingua, di saperci fare qua giù, e quindi non solo sanno utilizzare il nostro vocabolario, ma sanno anche come esprimere i concetti importanti per tutti noi, e ce lo hanno dimostrato, no? In tutti questi anni. E così in questo messaggio che vi faccio ascoltare adesso viene espresso proprio questo concetto, affinché possiamo metterci bene in testa che in realtà loro sanno come parlarci e ci sanno fare qua giù, anche se appartengono ad una dimensione superiore. Ascoltate. La ci sa voce, senti la ci san fare qua giù. È appunto quello che vi spiegavo poco fa. Loro riescono anche a modulare la loro voce sulle basi che io metto a disposizione e dice, sentila, noi ci sappiamo fare. Anche qui è ironica la voce, è come dire, sappiamo come utilizzare il vostro linguaggio per comunicare a livelli profondi con voi. Quindi un messaggio molto bello, simpatico e anche molto significativo. E quante volte ci hanno parlato di queste onde che loro inviano verso la Terra, onde che stanno arrivando dal cosmo, ma arrivano anche proprio da loro, dalle loro coscienze, che sono energie. E nel messaggio che vi faccio ascoltare adesso, loro si riferiscono all'onda proprio che viene da loro, non a quella che, diciamo, sta arrivando dal centro del cosmo, dal centro, scusate, della nostra galassia, per modificare la fisica del pianeta, per trascinare il pianeta a un altro livello. Qui si riferiscono all'onda che loro stanno emanando alle nostre coscienze, alle coscienze di chi li ascolta, e ci dicono che quest'onda serve a farci le lenti. Voi sapete bene che loro utilizzano un linguaggio simbolico. Questa lente non è altro che una nuova visione del mondo, un nuovo modo di guardare alle cose, a se stessi, alla realtà intorno a noi, in maniera nuova, completamente sorprendente. Perché in questo modo, grazie a questa lente che loro ci stanno fornendo per leggere la realtà, noi possiamo vedere molto più in profondità e molto più al di là di quello che ci viene raccontato. Ecco perché a questo punto siamo difficilmente manipolabili, proprio grazie a questa lente che ci dà la misura di chi siamo veramente, di cosa possiamo comprendere, e non ci facciamo più fregare a questo punto. Se veramente seguiamo quest'onda e ci mettiamo veramente questa lente sugli occhi, sul cuore e sulla mente.
Ed ecco il messaggio che ci annuncia questa lente. Qua giù l'onda, ti fa lenti? E allora mettiamocele queste lenti, perché sono veramente trasformatrici. Trasformano la vita, trasformano il modo di vedere le cose, di pensare, di percepire noi stessi soprattutto. E questa è la cosa più importante di tutte. Per farvi comprendere bene il significato molto profondo e molto simbolico del messaggio che segue, devo dire proprio una brevissima informazione su chi è la dea Kali, una dea che fa parte del pantheon induista e che è semplicemente la dea della morte e della distruzione. Vi basti sapere questo. Loro utilizzano l'immagine della dea Kali per dirvi che adesso Kali deve uscire dal mondo, cioè la morte e la distruzione che sono rappresentate da questa dea devono uscire da questo mondo, non devono più far parte del pianeta Terra. Adesso devono arrivare altri principi, altri concetti, altri modi di intendere la vita e di intendere anche la società umana, che fino ad ora è stata segnata da morte e distruzione creata dall'uomo stesso. Però adesso, in questo momento di cambiamento, di trasformazione, di evoluzione del mondo, chiaramente la morte e la distruzione devono uscire da questo mondo, non devono più essere contemplati nelle possibilità che possono, diciamo, influire sul mondo e sulla società umana. È un messaggio veramente bellissimo. Ascoltate. Kali, qua senta deve uscire, sì, eh? Era qua cento, si affalà, sì. Kali, ho sentato le 70 anni, tutto il processo deve affalà, sì. È un messaggio bello, come tutti loro. Io mi ripeto, ma guardate che ogni volta per me è una meraviglia, una sorpresa, e tutte le volte sono stupita dalle immagini che trovano, dai modi in cui vengono a porci questi messaggi per farceli comprendere anche simbolicamente, per stamparli proprio nella nostra coscienza. Quindi cosa ci dicono? Che Kali, la dea della morte e della distruzione, ora deve uscire, deve lasciare il suo posto, ha fatto il suo compito e adesso deve uscire. E affinché questo avvenga, 100 di loro, tanti, loro utilizzano il numero 100, ma in questo caso indica una quantità indefinita di loro, sono ad operare affinché questo accada, affinché la morte e la distruzione lascino finalmente la loro morsa sull'umanità, allentino questa morsa e lascino addirittura il pianeta, lascino la Terra e lascino l'umanità vivere nella pace, nella serenità, nella gioia e nello sviluppo di un mondo completamente nuovo. E quante volte questi fratelli ci hanno già detto ed annunciato che il sole è già qui, sole simbolo di vita, sole simbolo di futuro, di evoluzione, di movimento, di dinamismo, di bellezza, di luce, di salute. Questo sole è già qui, è già sulla terra, nonostante gli oscuri continuino a volerlo coprire coi loro fazzolettini d'ombra, no? Figuratevi, impossibile, il sole non si può oscurare e quindi anche se questi folli dicono di avere dei progetti per oscurare il sole, ma sono veramente ridicoli, sono veramente inqualificabili quando dicono certe cose, ma questo sole è un sole simbolico che viene proprio a raffigurare la vita futura, quell'età dell'oro che è stata promessa all'umanità. E ci dicono che questo è già qui, è già presente, perché ci sono i santi sulla terra. Molte volte, innumerevoli volte, ho già spiegato che qui con la parola santi non si intende nulla di religioso e soprattutto non si intendono i santi della Chiesa Cattolica che sono stati nominati da esseri umani. Noi in realtà non sappiamo se agli occhi di Dio questi santi del calendario cattolico siano realmente tali, perché poi nelle
profondità delle loro anime solo la divinità può leggere, quindi gli uomini giudicano sempre dalle apparenze e non riescono ad avere tutte le chiavi, no? Qui si intende per santi proprio queste entità elevate, queste entità pure, che sono intellettualmente, spiritualmente molto più elevati di noi e che vengono proprio grazie alle loro frequenze, alle loro vibrazioni così evolute, così alte, ad aiutare il pianeta Terra in questo momento. E siccome loro sono già presenti sulla Terra, anche questo Sole loro riescono a portarlo, riescono a farlo affermare finalmente nel consesso umano. Ascoltiamo. Esci Sole là in giù, pensi giù santi qui giù. E quindi la conferma, il Sole è già qua giù, perché ci sono anche questi santi che ho già spiegato in che senso si intendano e debbano essere intesi. Quindi anche su questi concetti i nostri fratelli ci invitano a cambiare idea, a cambiare la nostra visione, anche sul fatto di come giudicare una persona, se è santa o non santa, nel senso in cui lo intendiamo noi. Quindi una nuova visione. Adesso voglio cambiare completamente argomento e voglio invitarvi ad ascoltarmi bene, ascoltare bene quello che sto per dirvi, perché lo ritengo di grande importanza. È un argomento che io ho già toccato diverse volte, ma adesso voglio veramente andare in fondo e voglio invitarvi veramente a comprendere bene il succo del mio discorso e quello che sarà poi il messaggio che loro mi hanno dato al momento in cui io ho posto una domanda. Mi spiego. Vi ho già detto molte volte che in questo periodo noi siamo pieni di profeti di sventura. Dovunque vi girate trovate gente che vi preannuncia le catastrofi più terribili per questa terra. La cosa più facile per loro è dirvi che ci sarà una guerra nucleare, poi che avremo la fame, la carestia, che dobbiamo morire tutti. Quindi vi invitano ad accettare quest'idea, ad abbassare le vostre vibrazioni, a non dormire la notte, e terrorismo su terrorismo, aumentano sempre di più la dose. Adesso ho letto stamattina su un giornale che seguivo, e mi dispiace, un giornale alternativo, hanno pubblicato un articolo terribile, per cui ho deciso di far fuori anche questo, dove il giornalista preannunciava che per il mese prossimo di gennaio tutti i nostri conti correnti saranno azzerati e rimarremo tutti senza soldi. Quindi, come vedete, hanno una fantasia sconfinata per mettervi paura con le cose più terribili, assurde. E queste persone vengono dai campi più disparati, no? Dai settori più disparati. Ci sono anche tanti che si dicono contattati, no? Da forze superiori o da fratelli extraterrestri. Ci sono tanti che si dicono in comunicazione con spiriti elevati tramite canalizzazioni, e tutti vi annunciano catastrofi, dolori, mal di pancia, morte, malattie, pandemie sempre peggiori, guerre e niente di bello per il futuro dell'umanità. Vi invitano semplicemente a prepararvi a morire. Adesso, vedete, io vi ho già parlato molte volte, vi ho già detto cosa penso di questi personaggi, vi ho già detto che alcuni di loro agiscono prendendo ordini ben precisi da alcuni gruppi che intendono proprio manovrare il risveglio dell'umanità, quindi non farvi elevare e portarvi di nuovo alle basse vibrazioni che a loro servono. Questi lavorano per spiriti che si nutrono di paura, di ansia, di angoscia, quindi lavorano per queste entità e sono esseri umani che agiscono volutamente, vengono pagati per fare questo. Altri invece sono, diciamo, più in buona fede, perché pur essendo in contatto con altre entità che si presentano come angeli di luce, in realtà sono in contatto con dei veri e propri demoni che comunque
lavorano sempre per lo stesso padrone e sempre con la stessa finalità, solo che in questo caso questi qua non prendono soldi, sono, diciamo, in buona fede perché credono veramente di essere in contatto con extraterrestri che gli vengono a dire queste cose, con spiriti superiori che gli danno prospettive future. E quindi è tutto un minestrone, un calderone in cui tante persone, se non hanno ben dritta la barra del timone, diciamo così, si perdono e si fanno travolgere dalle angosce, dalle paure. Molti mi scrivono chiedendomi, ve l'ho già detto tante volte, ho dovuto rassicurare molte persone in questi ultimi tempi e ancora una volta sono qui a ripetere lo stesso discorso. Per favore, non ascoltate questi profeti di sventura, uscite dai loro canali Facebook, Telegram, Instagram, dovunque essi si trovino e siano infiltrati, cancellateli dalle vostre vite. Primo, il futuro non è mai scritto, non è mai inciso sulla pietra, quindi chi già vi dà la certezza di quello che accadrà nel futuro è fuori strada, perché non è capacità di nessuno spirito e di nessun essere, perché il futuro lo determiniamo anche noi con le nostre scelte singole e collettive. Quindi abbandonateli, per favore. Io ho semplicemente fatto una domanda a questi fratelli, rivolgendomi soprattutto, chiedendo di uno di loro, di cui non farò il nome neanche sotto tortura, che ultimamente è venuto fuori e continua a terrorizzare le persone senza vergogna, proprio con una decisione totale e assoluta, non lasciando scampo e non lasciando neanche un briciolo, uno spiraglio di speranza a nessuno. Devono solo accettare che noi moriremo tutti in un olocausto nucleare o in una catastrofe planetaria non meglio specificata. Allora io ho chiesto direttamente, ho fatto il nome di questo essere, di questa persona, di cui vi ripeto, neanche sotto tortura vi farò il nome, quindi non me lo chiedete scrivendomi privatamente, e loro mi hanno risposto così: ascoltate bene e cercate di comprendere bene che cosa mi hanno detto i fratelli superiori. De la ci senta? Qui male ci dà. Dice, ascolta bene, sentite bene, ci sentano bene tutti. A quella persona gli dà il male. Cosa gli dà? Le comunicazioni che lui riporta fedelmente per spargere paura, terrore e orrore, perché sono veramente delle comunicazioni terrificanti. E guardate, se le persone veramente non hanno una capacità di discernimento forte, se le persone sono già confuse da tutte queste informazioni che arrivano distorte da tutte le parti, e veramente lui può fare del male. Può fare del male grande alle persone. Le persone possono deprimersi fino al punto di pensare al suicidio. Rendetevi conto di questo, per favore. Rendetevi conto del danno che queste persone fanno. Rendetevene conto. Qui c'è del sadismo puro, del sadismo allo stato proprio essenziale e puro, perché in questo modo questi spiriti negativi si divertono a bere la nostra paura, la nostra angoscia, prima di vederci morire. Vogliono vederci soffrire, vogliono vederci torcere nell'ansia, nel terrore, nell'angoscia. E poi alla fine, fra 20 anni, vi guarderete indietro e direte: uè, ma però quello scemo che ci diceva tutte ste cose, non si è avverato nulla, ma che fine ha fatto lui? Chiedetevelo un po', quanti di questi personaggi sono spariti poi nel nulla, perché dopo aver sparso terrore a piene mani e dopo che hanno visto che non si avverava nulla di quello che vaticinavano, sono spariti poi nel nulla. È una cosa terrificante, per favore allontanatevi da questa gente, ve lo dico con l'amore
di un'amica, di una parente. Allontanatevi, non servono alla vostra crescita, non servono a questo mondo, a questa società, servono solo a tirarvi giù, a farvi stare male e a mangiare, letteralmente mangiare, la vostra paura, la vostra angoscia, i vostri attacchi di panico, perché è quello che vogliono provocare in ognuno di noi. Non glielo permettete, lasciateli andare per la loro strada, cancellatevi dai loro canali, che purtroppo crescono in maniera esponenziale. E io non la capisco questa cosa, assisto a questo fenomeno, devo comprendere allora che la gente ama stare male, ama le cattive notizie, perché solo dandomi questa spiegazione posso capire. La gente ama soffrire, è terribile tutto questo, l'adrenalina che gli deriva da queste notizie terrificanti. Ma per favore, ma rivolgetevi al bello, rivolgetevi alla luce, alla gioia, alla serenità, fate crescere i bambini in santa pace, perché se avete anche dei bambini in casa, dopo aver letto quelle cose terrificanti, cosa gli potete trasmettere a queste povere anime? Ma per favore, abbandonateli al loro destino, dategli un calcio nel sedere e ditegli di non farsi più sentire. E vedo canali che ho seguito anch'io su Facebook, su YouTube, dargli proprio delle serie, delle puntate settimanali affinché questa persona potesse spargere terrore a piene mani. Ma per favore, ma cercate di essere un po' più responsabili anche voi che siete a capo di questi canali, perché avete delle responsabilità anche voi. Per favore, pensate bene a quello che fate, perché in questo modo perdete anche la stima di chi ha ancora un po' di lucidità per comprendere il gioco che c'è sotto tutto questo. Quindi basta, cambiate aria, cominciate a cercare di stare bene, cominciate a cercare notizie positive, la luce, il bene. Basta con questi personaggi, buttateli proprio nella spazzatura, là da dove sono venuti, per favore. Guardate che la risposta che ci hanno dato i nostri fratelli è definitiva e terribile, perché non dicono gli danno gli spiriti maligni a queste persone, no, le comunicazioni le dà il male puro e assoluto. E allora scappate via, gambe levate, fateli cuocere nel loro brodo, ma per carità, basta con questa gentaglia. E ascoltate invece adesso che cosa ci dicono su questa situazione che stiamo vivendo. Ascoltate, ascoltate la voce del bene e della luce che non viene qui per terrorizzarvi, ma per darvi la forza di andare avanti, di superare questo momento utilizzandolo per la vostra evoluzione, per la vostra crescita. Ascoltate. E fale di sallenta li vedere fagialla. E mi dicono, dai Lady, fai, continua e di, continua a dire a tutti che il re già sta lavorando sulla terra e che questa situazione si allenterà, questa morsa si allenterà. Altro che tragedie, carestie, bombe atomiche, chi più ne ha più ne metta. Quindi decidete voi, decidete secondo il vostro sentire a chi volete dare la vostra fede e la vostra fiducia, diciamo così. Se vi piace tanto l'horror, se vi piacciono i film dell'horror, i film di paura, andate pure su quei canali. E vogliono ancora reiterare questo messaggio positivo, questo messaggio che vi porta il sole, il sogno, la bellezza, altro che quella paura che vi fanno mangiare a piene mani. Ascoltate. Giù lo vedi qua sogno va là, ali qua c'è. Ci dicono, ma non lo vedete, qui arriverà presto il sogno, quello che è il sogno di tutti voi, una società perfetta, l'età dell'oro, arriverà presto e questo sogno arriva lì, sulla terra, e ricordatevi che per accompagnarvi verso questo mondo ci sono le ali che avete già qui sulla terra, le ali sono gli angeli, quelli che noi chiamiamo angeli, ma sono fratelli cosmici estremamente evoluti, multidimensionali.
Io ho compreso questo, vedete, che questi esseri che noi chiamiamo angeli possono materializzarsi in qualunque dimensione, quindi sono esseri superiori con capacità straordinaria, ma che vivono nell'amore per l'amore e quindi sono i servitori primi della sorgente, i servitori primi dell'amore e di Dio proprio, di quello che noi chiamiamo Dio, il tutto. E quindi la bellezza che ci portano con questi messaggi è proprio l'antidoto che noi dobbiamo assumere verso questo terrore, questa paura di cui cercano da 2 anni insistentemente di nutrirci, di trasformarci, di modellarci sullo stampo della paura che loro hanno preparato per noi, in modo che poi possiamo essere manipolati, possiamo essere rinchiusi nei loro recinti, obbedire, rinunciare ai nostri diritti, alla nostra vita stessa. E così quando loro ci proporranno di diventare dei transumani, dei robot, noi accettiamo pur di non morire. Ma vi rendete conto di quello che stanno facendo? È grave, bisogna svegliarsi, bisogna comprendere, bisogna scansare queste trappole che a milioni sono sparse sul nostro cammino, nell'informazione soprattutto, perché quella è la prima fonte di modellamento del pensiero e del cervello della gente per portarla verso quello che vogliono loro, contro gli scogli, per portare l'umanità alla fine, per portare l'uomo a rinunciare alla propria anima, alla propria umanità, al proprio sentire, alle proprie emozioni, per portare l'uomo a un livello di paura tale che lui stesso rinuncerà volentieri a tutti i suoi diritti e alla sua vita stessa. Pensate bene a questo, perché è a questo che ci vogliono portare. Sta a noi dire no. Quante volte vi ho detto dobbiamo dire no? La parola più rivoluzionaria in questo momento è no. Noi non obbediamo, perché siete dei criminali e perché abbiamo scoperto il vostro piano e i vostri progetti. Noi non vi ubbidiamo, noi continuiamo a essere uomini e donne liberi, così come siamo stati creati. E ancora messaggi belli, consolanti, a piene mani. Ed è qui che vi dovete abbeverare, amici miei, è qui che dobbiamo prendere questa luce, berla, proprio berla come fosse l'acqua di vita eterna, quella che Cristo ci promise, e farla nostra, vivere così, brillando interiormente, riconoscendo da dove arrivano i pericoli e scansarli tutti, perché abbiamo la capacità e l'intelligenza e la logica per poterlo fare. Ma ascoltate anche quest'altro messaggio, la bellezza, la meraviglia che ci porta. Acqua bene nell'ai, mo già lieti mo di lì. Acqua bene nell'albero, sai che ti voglio lì. Ma che vi devono dire di più? E qui c'è il bene, c'è già sulla terra il bene, c'è sempre stato, ha sempre, giocato un po' a nascondino, lo abbiamo sempre notato poco, perché purtroppo il bene non fa rumore come il male, no? Perché le persone sono attratte dalle notizie terribili e catastrofiche? Perché purtroppo siamo fatti male, questa è la realtà. E quindi ci dicono, il bene c'è, dovete essere lieti di lì, dovete essere felici, è un invito a godere, a gioire. Ma quante volte ci hanno invitati a cantare? Ve lo ricordate voi che seguite questi messaggi? Quante volte ci hanno invitati a gioire? Il futuro non è del male, levatevelo dalla testa, il futuro non è di questi profeti di sventura, abbandonateli, buttateli nel secchio dell'organico, vediamo un po' se li possono riciclare in qualcosa di costruttivo finalmente per l'umanità. E allora siate lieti perché il bene è già sulla terra. E questo bene arriva proprio anche con l'annuncio di questi fratelli che si fanno vedere dappertutto ormai. Guardate, sto mai come in questo periodo, il web è pieno di video, di avvistamenti che vengono fatti in tutto il mondo. Veramente ce ne sono centinaia, c'è solo l'imbarazzo della scelta. E guardate che su una quantità così enorme di avvistamenti ripresi e documentati,
Forse ce ne potrà essere qualcuno falso, ma non possono essere tutti falsi. Ce ne sono tanti che voi lo vedete all'istante che sono veri, che sono reali, che questi fratelli sono lì e si mostrano e si fanno vedere sempre di più, sempre di più, e ci portano l'annuncio del mondo nuovo. E allora ci dicono in questo messaggio una cosa particolare, no? Come dire, ci avete lì balconi, quindi uscite, guardate il cielo che ci potete vedere, noi vi portiamo il nostro cuore. Un messaggio bellissimo, un invito ad uscire, a guardare il cielo, a tirare su il naso, a non stare sempre con la testa abbassata sui telefonini o sulle brutte notizie, ma ad alzare gli occhi anche verso le stelle, verso il cielo, perché loro, con la loro apparizione, diciamo così, ci fanno comprendere che ci portano amore, ci portano il loro cuore. Ascoltate. Ci avete lì, c'è i balconi, vi si porta lì cuore. Ci avete la possibilità di vederci, basta uscire sul balcone, affacciarci a una finestra e guardare, guardare su, e loro quando appaiono ci portano il loro cuore. Ma che bellezza di messaggio è questo? Che vicinanza possiamo avere con questi fratelli? Che meraviglia! E capite, noi dobbiamo bypassare l'annuncio che i governi ci devono dare, l'ufficialità che questi fratelli esistono. Ce ne dobbiamo fregare, i governi ci hanno sempre preso in giro, non hanno mai fatto nulla, un briciolo per il bene dell'umanità. Ormai lo sapete, lo vedete, l'avete visto in questi 2 anni. Hanno cercato di fare un genocidio. E allora aspettate ancora che vi imbocchino loro la verità, alzate gli occhi al cielo e cercate di comprendere che questi fratelli esistono, sono più reali di noi e stanno cercando un contatto cuore a cuore, non con i governi, ma con tutta l'umanità, con la gente semplice, con ognuno di noi, cuore a cuore. Ma certamente loro non impongono nulla a nessuno, badate bene. Per cui adesso nel messaggio che vi faccio ascoltare loro spiegano bene che chiedono il permesso se voi volete, non impongono mai niente a nessuno. Ascoltate. Avete li bussava nema di permesso? Dice, voi avete questa possibilità di avere un incontro con noi, però noi bussiamo e chiediamo il permesso, non imponiamo niente a nessuno. Quindi diciamo che questa relazione deve essere voluta da entrambe le parti, altrimenti non accade. E ci invitano anche a non avere timore, perché loro sono i nostri cari, loro sono i nostri fratelli, noi siamo come loro, noi siamo i loro fratelli minori, capite? Nel cosmo, in questa terza dimensione. Per cui loro, nel messaggio che adesso vi farò ascoltare, cercano di rassicurarci, di farci comprendere che loro devono essere cari per noi, perché sono questo, sono loro sovrintendono, diciamo, al benessere di questa umanità, e quindi per forza che dobbiamo vederli come spiriti buoni, positivi, come esseri, non spiriti, scusate, ho utilizzato una parola non corretta, come esseri cari, che devono diventare come parte della nostra famiglia, perché tali sono. E allora in questo messaggio ce lo spiegano con molta chiarezza che noi dobbiamo avere questo tipo di atteggiamento verso di loro. Ascoltate. Di sì, ma giù, scendere caro, guardi di là. Loro intendono dire, guardate, noi ve lo abbiamo già detto molte volte, quando vedete noi avvicinarci, quando ci vedrete scendere, voi vedete scendere delle persone care, delle persone che vengono lì con amore, con affetto, con tutte le migliori intenzioni di aiuto fattivo, morale, etico e anche materiale. Quindi è un invito a considerarli come dei fratelli che ancora non conosciamo direttamente,
recentemente, ma che potremmo conoscere a breve. Quindi l'invito è sempre quello di guardare a loro con una certa benevolenza, di non avere paura. Vedete, anni di cattiva pubblicità, di cattivi film di Hollywood, di serie televisive alla Visitors, no? Vi ricordate? Ci hanno un po' instillato quest'idea terrificante di questi esseri cosmici. In realtà non è così. Nel cosmo è come qui sulla Terra, c'è il buono e c'è il cattivo, è evidente, non esiste solo il male, non esiste solo il bene, così come è qui sulla Terra. Ovviamente questi fratelli che parlano attraverso la metafonia devono avere delle capacità che sono nate dalla loro evoluzione positiva e quindi sono esseri benefici, sono esseri positivi. Ci invitano quindi a considerarli tali, a considerarli diciamo buoni, va, per usare una parola semplice che così ci capiamo subito. Loro non sono maligni o malvagi, non vengono qui per conquistare proprio nulla. Quando le persone dicono, ma non è che ci invaderanno perché vogliono la terra. Ecco, questo è sempre il solito punto di vista egocentrico dell'essere umano. Noi pensiamo che di avere il pianeta più bello del cosmo, il più ricco, il più importante. Ma che assurdità, ma per favore, ma informatevi. Avete visto che il telescopio James Webb ha già scoperto migliaia di esoplaneti. Gli esoplaneti sono i pianeti che sono al di fuori del sistema solare, ne hanno già scoperti tanti che hanno segni di acqua e quindi di vita probabile, e scopriremo che quei pianeti sono molto più ricchi della Terra di minerali, di risorse, di acqua, di tutto. Questi esseri che viaggiano nel cosmo, ma credete veramente abbiano bisogno di questo piccolo pianeta sporco, inquinato, pieno di gente malvagia e cattiva? Ma le stanno alla larga, se sono qui è per aiutare quella parte di umanità che vuole essere aiutata, che ancora crede alla bellezza, che ancora crede alla possibilità di una società giusta, che ancora crede che possa giungere quell'età dell'oro che stiamo aspettando tutti. Quindi cominciamo a considerarli come veramente dei fratelli maggiori che possono insegnarci, che possono farci fare un salto evolutivo enorme in pochissimo tempo. Quindi chiudete la bocca ai profeti del male, ai profeti della sventura, a chi vuole convincervi che nel cosmo esista solo il male, che il cosmo sia proprio proprietà del male. Ma rendiamoci conto, per favore, delle cavolate che tanta gente viene a sentenziare dovunque. Dobbiamo rimanere equilibrati, cari fratelli. Quando non conosciamo le cose, usiamo la logica e cerchiamo di applicare anche al cosmo, anche a questi fratelli, quello che possiamo applicare per noi stessi, guardandoci intorno. Noi non conosciamo solo gente malvagia, non conosciamo solo gente buona. È così è dappertutto, come in alto, così in basso, lo diceva Ermete Trismegisto, E siamo all'alba, finalmente, cominciamo a vederlo sorgere questo sole su questo mondo nuovo. Siamo all'alba, di un mondo nuovo. Alba, telefona, tengo sole. Alba, telefona, tengo sole. Che bellezza, così, poche parole ma piene di meraviglia, di luce, di bellezza. E dice lì sulla Terra è l'alba di un mondo nuovo. Tu telefona, continua a chiedere questi messaggi, continua a fare metafonia, perché c'è il sole in questi messaggi, io ve lo posso portare, no? Dice questo fratello, posso portarvi il sole che ormai sta dipingendo questa nuova alba sul pianeta Terra.
E adesso ci daranno una notizia, un'informazione veramente molto importante per tutti noi che da tempo stiamo aspettando questo salto, no, frequenziale, questo salto, alcuni dicono un cambio di dimensione, io non so se sarà proprio così, ma certamente è un cambio vibrazionale, un cambio di tutti i movimenti che coinvolgono le nostre cellule, i nostri atomi. E quindi un cambiamento totale che coinvolge tutto ciò che abbiamo intorno a noi, ma soprattutto coinvolge noi, la nostra coscienza, i nostri corpi sottili, tutto ciò che siamo, il senso del noi che noi abbiamo nella testa. Ed è una notizia fantastica, è una notizia meravigliosa che questo messaggio che adesso vi faccio ascoltare ci porta. Quindi ascoltiamolo prima, poi proverò a dare qualche parola così di spiegazione. Potete uscire per salire? Già vibra? Io penso che non debba dire molto sul significato letterale di questo messaggio così chiaro. Allora ci dice questo fratello, già il mondo sta vibrando ad una frequenza e a una velocità diversa, quindi anche voi potete uscire da questa dimensione per salire a quella superiore, sposando questa nuova vibrazione della Terra, se vi ponete in sintonia con questa vibrazione. Vedete, questo non è un fatto meccanico che accade meccanicamente, è una scelta, è una decisione che dovete prendere voi nella vostra coscienza. Se vi risvegliate, se abbandonate i soliti crismi, se abbandonate la paura, se abbandonate l'attaccamento a questo sistema, alle cose materiali, voi potete uscire per salire, ve lo sta dicendo questo messaggio, ma deve essere una scelta vostra, una maturazione interiore, un porvi su questa nuova frequenza che sta investendo la Terra, che la sta trascinando verso una nuova dimensione. È una scelta nostra, sta dentro di noi, è una scelta coscienziale, di consapevolezza. Ma se voi continuerete a rimanere attaccati alle solite paure, alle mascherine, ancora ne vedo tanti in giro, guardate, è una cosa allucinante, signori in bicicletta, all'aria aperta con le mascherine, se voi rimanete attaccati a questa paura indotta, a questo lavaggio di cervello, alle cose solite, alle abitudini, alla materialità, ai bisogni materiali, ai desideri materiali, non riuscirete a salire, perché adesso la chiave è dentro di voi, vi dovete porre, dovete girare quella manopola che è dentro di voi per porvi sulla stessa frequenza a cui sta vibrando la Terra nuova. È una scelta, è una consapevolezza nuova. È così che dovete girare questa manopola, dovete proprio fare un passaggio dal vecchio mondo a quello nuovo, dove non esistono più le solite cose, non esiste più la materialità più bieca, la superficialità nei rapporti, non esiste più la falsità, l'inganno, la menzogna, la violenza, il sopraffare gli altri. È un mondo di compassione, è un mondo etico, è un mondo di condivisione, è un mondo nuovo in cui non esisterà il denaro, è un mondo in cui dovete abbandonare l'attaccamento per quello che avete accumulato, dovete lasciarlo andare. La morte è questo che ci ha insegnato a tutti noi. La morte ci insegna ad abbandonare tutto, tutto, ogni cosa, tutto quello che ci sembrava fondamentale nella nostra vita. E questa è come una nuova morte, solo che invece di morire si va in un mondo nuovo. E allora, se avete compreso il senso di questo messaggio, il potete, potete se volete, potete se riuscite, potete se vi staccate. Però è già qui, è già pronto, il mondo nuovo è già pronto, sta a noi decidere e staccarci dal mondo vecchio e dalla vecchia umanità che vuole restare ancora nel mondo vecchio. Sta a noi, tutto qua, la chiave, la manopolina è dentro di noi. E adesso chiariscono ancora meglio questo concetto col messaggio che adesso vi faccio ascoltare. Così la oscilla, però hanno i modi,
o il regno alla Shili? Questo è un messaggio che va compreso bene perché è molto importante. Lui ci dice, questa voce ci dice, che così quindi gli atomi oscillano già nella nuova velocità, in una nuova frequenza, in una nuova dimensione, perché questo dipende dalla velocità a cui oscillano gli atomi della materia. Quindi dice già sta oscillando la Terra, tutto ciò che è intorno a voi oscilla già a questa nuova velocità. Però dice c'è un modo per poter poi adeguarci a questa nuova frequenza, c'è un modo, est modus in rebus, c'è un modo nel fare le cose, nell'affrontare, ed è quello appunto di mettervi in sintonia con questa nuova oscillazione, ma la sintonia deve essere nella vostra coscienza, altrimenti, dice, il regno lo lasciate, non riuscirete ad accedere al regno. Il regno è una frequenza nuova. Capite cosa ci dicono di importante in questo messaggio? Che il regno nuovo, il regno, l'età dell'oro, quello che stiamo aspettando, è una frequenza a cui noi dobbiamo muoverci, in cui i nostri atomi fisici, ma anche la nostra coscienza in sintonia, deve muoversi a quella nuova frequenza. Quindi il regno è già presente, ma è su una frequenza superiore, e lì possiamo entrare solo ad ottenere nuovi modi per vivere, no? Come ci dice questo messaggio, nuovi modi di giudicare la vita intorno a noi, di relazionarci, altrimenti dice il regno lo lasci, lasci la possibilità di entrarci in questo regno, in questo mondo nuovo. Capite la meraviglia di questi messaggi che ci sono stati dati in questa mandata? Sono veramente straordinariamente importanti per capire il modo in cui ci dobbiamo comportare, in cui dobbiamo cercare di comprendere le cose, di metterci, di allinearci con questa nuova frequenza. Quindi la nostra radio interiore deve cambiare frequenza, tutto qua. E allora le porte del regno si aprono magicamente quando noi saremo capaci di percepirlo, perché siamo già su quella stessa frequenza. E adesso vi faccio ascoltare l'ultimo messaggio, che esula un po' da questi argomenti che ho trattato in questi ultimi messaggi che vi ho fatto ascoltare, ma che è solo, diciamo, una conferma che già altre volte ci è stata data da questi messaggi, da questi fratelli, e cioè il fatto che sulla Terra in questo momento, come ormai diciamo da qualche migliaio d'anni, diciamolo pure chiaramente, è presente l'assassino. Ovviamente l'assassino è un simbolo per indicare quella forza maligna che si possessa del cervello, dell'anima, della coscienza di tanti uomini, soprattutto uomini di potere, che si trasformano poi sotto diciamo l'influenza di questo spirito maligno, si trasformano in assassini dei propri simili, e quindi governano non certo per il bene dei loro popoli, non certo per il bene delle persone, tranne poche eccezioni, chiaramente, che grazie a Dio ci sono sempre, ma governano per i loro interessi, per il loro bene e quello delle ristrette elite alle cui dipendenze sono e che servono da migliaia di anni. Questo assassino simbolico, di questo spirito assassino, è ancora presente sulla Terra, ci dicono in questo ultimo messaggio, però adesso è arrivato il momento di dire basta, di dire stop a queste danze, allo strapotere. Già sta avvenendo il crollo di questo sistema che è stato proprio creato da questo spirito negativo, perché c'è il controbilanciamento, diciamo così, c'è la presenza divina adesso sulla Terra, e questo piano piano porterà alla fine di questo sistema che è millenario, che ha creato il denaro, che ha creato il sistema dei quattro poteri più uno, di cui io vi ho sempre parlato, il potere economico, politico, religioso e militare, e poi c'è quell'altro che è il potere dei media, che oggi è veramente il più potente di tutti,
Perché è capace di veramente modellare il cervello delle persone e di togliere a loro la capacità logica, la capacità di ragionare, la capacità di capire dove sta la verità. Però tutto questo sta giungendo al suo termine, come tutti i fenomeni storici, fenomeni umani, fenomeni diciamo che riguardano l'umanità, sta giungendo al termine perché è controbilanciato dalla presenza divina. Ascoltiamo questo messaggio. E brutto assassino c'è, e gela e Dio la c'è. Ecco, questo brutto assassino che ha condizionato la storia umana degli ultimi millenni è qui sulla terra, però c'è anche Dio, per cui ormai questo brutto assassino deve fare i conti con il suo superiore, con colui che comunque gli ha ordinato di mettere alla prova l'umanità, di sottoporla a queste prove per spingerla, per farla evolvere. Però adesso, di fronte al suo signore, anche se lui non vorrebbe lasciarlo questo potere, questo regno qua materiale in cui si è insidiato, però adesso deve fare i conti con Dio, che è qui sulla terra, presente più di sempre, più di ogni epoca, ed è presente in un modo nuovo, in un modo più incisivo. E quindi grazie a questa presenza vedremo questo salto dimensionale della Terra e questo grande cambiamento, questo spogliarsi della vecchia pelle di tanta gente, di tanta umanità, di questa Terra stessa, per poter accedere alle frequenze del Regno. Cari amici, io spero che abbiate gradito questa puntata, la 291esima puntata. Vi invito a mettere un like per cortesia a questo video, per me è molto importante, a voi non costa nulla, ma è importante per spingere questi video. Condividetelo, fate del bene a qualcuno che ne ha bisogno, che ha bisogno di sentire queste cose. Guardate che ascoltare questi messaggi è un bagno di bellezza, di gioia e di benessere, fa bene al corpo e allo spirito. Le vibrazioni di queste voci fanno bene veramente al corpo e allo spirito. Ed è con questo che vi invito poi a iscrivervi al canale se non lo avete fatto, ed è con questo che vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti voi. But it's hard because I'm falling.